Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le video news di SAEF. Io sono Davide Bonetti dell'Ufficio Studi. Abbiamo realizzato un breve tutorial che partirà tra pochi istanti per spiegarvi come consultare la sezione corsi di formazione sul nostro sito internet. Vi ricordiamo che i nostri corsi sicurezza sul lavoro possono essere svolti nelle nostre sedi di Brescia, Palazzolo, Rogno o Gardone Valtrompia, oppure nelle stesse date e orari con la modalità della videoconferenza. Abbiamo poi corsi online on demand che vi permettono di scegliere liberamente gli orari di frequenza. Accedendo alla nostra homepage www.saef.it, nella quale potete inoltre trovare informazioni su tutti i nostri servizi, sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda la finanza agevolata e naturalmente la formazione, clicchiamo sulla sezione Corsi di formazione. Qui abbiamo la possibilità di selezionare, tramite gli appositi menu a tendina, l'area tematica. Se presente la sottoarea, oppure la modalità di erogazione tra corsi online, videoconferenza, corsi online on demand, corsi in presenza e corsi misti aula più online, sia infine la sede del corso. Ad esempio, possiamo selezionare i corsi sicurezza attivi sulla sede di Brescia. Entrando nella scheda di un corso, troviamo la descrizione dei contenuti e le varie edizioni in programma, con una panoramica anche sulle altre sedi formative nelle quali il corso è eventualmente programmato. Ad esempio, in questo caso, abbiamo due corsi in presenza in aula, in partenza sulla sede di Brescia il 9 ottobre, uno dalle 9 alle 13 e uno dalle 14 alle 18. E nelle stesse date abbiamo due corsi in videoconferenza, uno al mattino dalle 9 alle 13 e uno dalle 14 alle 18. Tutti i nostri corsi, come dicevamo prima, con l'eccezione dei moduli che prevedono una prova pratica, sono frequentabili sia in aula sia in videoconferenza nelle stesse date e negli stessi orari. Infine, grazie al riquadro di destra, è possibile, scegliendo dalla tendina l'edizione di proprio interesse, ricevere informazioni o inviare una richiesta di iscrizione, il che è fattibile anche scrivendo una mail a formazione@saef.it indicando gli estremi del corso. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla nostra prossima video news.